Innanzitutto, secondo me qui oggi sono successe due cose importanti. Allora, la prima è che abbiamo parlato, qualcuno prima ha fatto riferimento a campagne elettorali, per carità, c'è, me ne sono accorto anch'io. Però vedete, questo è l'elenco dei progetti di cui abbiamo parlato oggi. Quindi è stata una riunione estremamente operativa, preceduta ovviamente da tutta una serie di analisi e quant'altro. Perché si è parlato di soldi, si è parlato di interventi, si è parlato di tipo di interventi e si è parlato, e questa è la cosa che attengo, secondo me è la più importante, della ragione per cui certi interventi devono essere fatti. L'Italia, non sto parlando di Napoli, l'Italia è piena di interventi anche nel campo dei beni culturali, come dire, realizzati, e dopodiché una volta realizzati ci si fa la domanda di cosa farsene del palazzo storico piuttosto che della situazione che si è andata a salvare. Qua stiamo facendo esattamente il contrario. Prima si pensa a cosa serve e dopodiché si fa l'intervento. La seconda cosa che è successa oggi è che grazie alla collaborazione di tutti, perché devo ringraziare veramente tutte le istituzioni che sono state coinvolte, noi stiamo procedendo a mazze forzate. Vi ricordo che la prima riunione che abbiamo fatto sul centro storico di Napoli è stata il 30 di aprile. Oggi è 15 di marzo, siamo arrivati alla definizione dei progetti. Il 31 di marzo noi firmiamo il CIS. Maggio. Cosa ho detto? Maggio. Sì, non è retrodatato. Quindi il 31 di maggio firmeremo il CIS. Questo vuol dire che nel giro di un mese noi siamo riusciti a passare dalla fase teorica alla fase pratica. Stiamo parlando di qualcosa che è successo a Napoli, che è successo nel Mezzogiorno, e questa è la dimostrazione che anche qua le cose, se si vuole, si possono fare. Quali sono i beni del centro storico in particolare su cui si concentreranno questi finanziamenti e questi lavori? Ce ne sono diversi, molti di questi sono inquadrati, diciamo, nell'area sanità allargata, e quindi praticamente scendendo da Capodimonte ce ne sono, scusate ma devo spegnere il cellulare, ce ne sono diverse che sono diciamo, collegate in vario modo agli interventi legati al quartiere sanità. Sono in coordinamento con interventi già avviati. Vi faccio un esempio. Uno degli interventi è questa piazzola di sosta dei bus che sarà di fianco a Capodimonte. Vi ricordo che il Ministero ha già un progetto su Capodimonte di cui tra poco, come dire, faremo la fase 2, quindi vi racconterò qualche dettaglio in più. Stiamo parlando di investimento di decine di milioni di euro sulla parte monumentale e sul giardino. Ovviamente se non c'è una piazzola di sosta dei bus che permette ai turisti, ai visitatori di poter agevolmente andare a Capodimonte, torniamo alla situazione attuale dove Capodimonte ha delle cose fantastiche ma è difficile raggiungere. E quindi il grosso sforzo che viene fatto, come dire, viene realizzato e viene valorizzato non al massimo proprio perché mancano questi interventi corollari. C'è un ulteriore aspetto che volevo condividere con voi, non abbiamo ancora deciso la data, ma nel mese di luglio faremo un incontro, probabilmente a Napoli, se non a Napoli a Roma, di coordinamento tra i diversi programmi di investimento che sono attivi qui su Napoli. Napoli non ha una scarsità di fondi da questo punto di vista, sicuramente in passato almeno ha avuto forse un insufficiente, un non abbastanza spinto coordinamento tra i diversi interventi. Tenete conto che molti degli interventi di cui abbiamo parlato oggi sono complementari o si vanno ad attaccare ad altri progetti di investimento, ad esempio, o in corso o appena terminati. In questo modo noi riusciamo banalmente a valorizzare e a sfruttare al massimo le risorse che abbiamo a disposizione.